sono protocolli di ci sentiamo fra un mese perché le cose saranno lentamente. Voi lo mettiamo alla piazza, vale? A Natale è tutto un tre cose. Io ho fatto il sistema tutto, ci sono. È vero, le mogli. Non siamo un sistema tutto. Buonasera a tutti, così cominciamo questo lavoro. Io ricordo proprio due parole di introduzione. Bene, intanto dire che a breve dovrebbe arrivare l'assessore Rosa Bianco, la quale partecipa per conto dell'amministrazione a questa riunione. Come ben sapete, l'amministrazione ci ha affidato per l'ennesima volta il Carnevale Termitano, un carnevale che negli ultimi 4 anni ha vissuto, tra virgolette, di luce propria, cioè con fondi raccolti tra le aziende del territorio e per volontà sia della Provolo che delle tante associazioni che hanno fin qui collaborato. Quest'anno, come questi 4 anni passati, ci siamo ritrovati a dover affrontare l'aspetto economico o andando a chiedere a sponsor e a aziende locali di aiutarci per la realizzazione del carnevale. Questo perché, tengo a sottolinearlo, perché secondo noi comunque sia il carnevale di Termini Imerese è patrimonio della città di Termini Imerese ed è l'unica tradizione fondamentalmente che è rimasta ancora viva e che non vogliamo assolutamente fare morire. Noi ci siamo insediati come CDA della Provoco da qualche mese e ci siamo ripromessi realmente dopo tanti anni, visto anche che ora l'aspetto logistico è stato risolto per ciò che riguarda i carri e quindi gli hangar dove vengono realizzati i carri, ci siamo ripromessi di cominciare a lavorare fin da subito anche al Carnevale 2020. Tant'è vero che già è in cantiere il progetto da mandare alla regione per farlo finanziare. Questo perché purtroppo ci sono tempi tecnici che vanno rispettati. Cioè, entro febbraio di quest'anno dobbiamo inviare, e io lo dico come notizia vera, quindi notizia che ci viene chiesta, stiamo cominciando a lavorare sul programma 2020 per inviarlo alla regione e quindi nella speranza che l'anno prossimo si possa realizzare un carnevale con fondi pubblici e non di sola luce propria. Detto questo, noi abbiamo avviato questa macchina quest'anno, ci stiamo occupando della parte burocratica, già siamo a buon punto, abbiamo fatto degli incontri che io chiamo a compartimento stagno, per il semplice motivo che voglio incontrare ad uno, ho incontrato gli operatori i carristi, ho incontrato alcune associazioni che collaborano con il carnevale, ho incontrato i tecnici del comune per ciò che riguarda l'aspetto fondamentale che è quello della sicurezza e ancora ci sono in programma tanti incontri per la parte amministrativa. Parte amministrativa che da qualche anno in questa parte, come se non bastasse, ha un costo abbastanza esoso. Dopo i fatti di Torino, la circolare Gabrielli ci ha portato a determinate prescrizioni che vanno rispettate per le manifestazioni pubbliche che hanno un certo richiamo di pubblico. Questo noi abbiamo quantificato l'anno scorso, che è stato il primo anno in cui nel carnevale si applicava la legge Gabrielli. Questo
assieme a SIAE, assieme ad altri aspetti amministrativi, ha un costo che si aggira attorno a 13-14 mila euro. Quindi vi lascio immaginare nella raccolta quanti sforzi stiamo facendo per portare avanti il carnevale, e considerando che altre cifre servono per l'uscita dei carri che quest'anno saranno una rivisitazione, una riproposizione dei carri dell'anno scorso, ma che comunque hanno sempre un minimo di costo per uscire dagli hangar e per sfilare lungo le strade di pervenienza. Ciò detto, il nostro appello, quello che abbiamo fatto qualche giorno fa, è dovuto al fatto che ad oggi quello che noi abbiamo programmato sono 3 giornate. La giornata di apertura, che dovrebbe essere il 24 febbraio, la giornata del 3 di marzo, quindi con la sfilata dei carri a Termini Bassa nel circuito della Marina, per intenderci, di Cristoforo Colombo, Re d'Aragona, questa zona di quella, sfilata di Termini Alta martedì con la chiusura. È naturale che, guardando l'aspetto economico e non sapendo quello che riusciamo a raccogliere, perché ci siamo dati come data ultima il 31 gennaio per capire quanti fondi riusciamo a raccogliere, anche se già devo essere sincero, qualche promessa è arrivata e ci fidiamo di chi l'ha fatta, perché ci sono aziende di un certo spessore che stanno contribuendo. Anche se c'è questo, però noi ci teniamo come prologo per ora sulla base di una certa cifra, cioè per fare il minimo, che sono queste 3 giornate. All'interno di questa settimana, di questi 10 giorni di festa, al netto delle tradizionali visite dell'anno canana nelle scuole, al netto delle feste che si organizzeranno, dove se ci sarà richiesta la presenza dell'anno canana, anche con la disponibilità della società del carnovale e della famiglia La Rocca, noi saremo presenti con le maschere tradizionali del Terminarese. Al di là di questo, dico, in questo momento c'è un vuoto di organizzazione nelle giornate, non per volontà nostra, ma perché i fondi sono quelli che sono. E allora questo appello nasce da questa situazione, e io stasera, assieme al CDA, abbiamo deciso di indire, di lanciare questo appello alla città e a chi vuole partecipare al carnevale, proprio per capire e per sapere chi vuole collaborare al carnevale, fermo restando che in questo momento non ci sono somme che possiamo erogare a favore di qualcuno. Però quello che noi possiamo dare è sicuramente un supporto tecnico, inserire la programmazione delle eventuali idee nella nostra programmazione, e quindi adoperarci per laddove serve il piano sicurezza, per il piano sicurezza, laddove possiamo far rientrare nel forfettario della SIAE le spese SIAE. Quindi questo per agevolare le associazioni e i volontari che vogliono partecipare al carnevale. Ci ho detto un'ultima cosa e poi do la parola al segretario e vicepresidente, e poi voglio ascoltare voi. E una cosa su cui siamo partiti, che già abbiamo detto, anche quest'anno ci sarà un annullo filatelico del carnevale. È una tradizione anche questa che non vogliamo perdere e che cercheremo di portare avanti. Questo lo abbiamo fatto, abbiamo deciso, solo perché ha un costo irrisorio rispetto a tutti i costi della manifestazione, alle voci della manifestazione che vi chiamo. Vicepresidente, a te la parola. Allora, tanto buonasera a tutti. Ho come l'impressione di avere un déjà vu stasera, no? Questo déjà vu, da una parte magari leggermente mi può anche scoraggiare, dall'altra invece mi incentiva. Termini, sappiamo tutti la situazione in cui versa la città, sicuramente il contributo di tutti è importante. Non aggiungo altro in base a quello che ha detto il Presidente, perché comunque ha detto praticamente tutto. Io l'unica cosa che posso dire, ed è la cosa che mi preme maggiormente, è quella dell'appoggio dei ragazzi, delle associazioni e di tutti coloro i quali vogliono partecipare alla manifestazione. Perché una cosa importante, e la voglio ridire ancora una volta, è il fatto che la manifestazione dei termitani è termitana, e i termitani devono partecipare assolutamente. E quello che chiedo anche alle emittenti televisive, ai giornali, è quello di condividere a più non posso questa possibilità, che comunque vogliamo dare anche ai giovani di potersi esprimere nell'arte, i gruppi live, i DJ, gli artisti, tutto ciò che possa essere arte,
deve essere inserito in questa manifestazione. Quindi vi chiedo cortesemente di divulgare queste dirette, queste informazioni a più gente possibile. E mi auguro che questo sia veramente l'anno zero, cioè nel senso, mi auguro che, perché comunque dico, Andrea Termitani sta a cuore la città e penso che è un dato di fatto, da oggi deve ripartire necessariamente. Il carnevale deve partire, ma deve diventare il carnevale non inteso come la festa di Termini Imerese perché si esce e ci si diverte, bensì proprio la tradizione del carnevale termitano. E quindi dobbiamo dare il contributo, sicuramente è importante perché dobbiamo risollevarlo. Mi auguro insomma che quest'anno possa essere veramente l'anno zero e mi auguro soprattutto che la gente partecipi. Questo è quello che chiedo, insomma, non voglio aggiungere altro. Prima che Sergio intervenga, io voglio dire soltanto un'altra cosa perché mi è sfuggita. Per la lunga, ripeto, sta curando il nostro socio, diciamo, seminario, che come ogni anno si mette a disposizione per questa associazione e proprio per l'amore che negli anni ha dimostrato per il Carnevale Termitano e per la Provoco nella sua interezza. Segretario. Beh, avete detto tutto. No, per quanto riguarda l'annullo volevo dire che mi è sfuggito che oltre a noi di Provoco l'annullo viene curato di concerto con l'Associazione Filatelica dei Termini Imerese, la quale ormai è presente sul territorio da anni, 54, che quindi qualsiasi evento di rilevanza si faccia a Termini o ci sia a Termini o qualsiasi ricorrenza, loro hanno sempre curato. Siamo sensibili. Sensibili anche perché dico sono dei ricordi che poi rimangono, fa storia, quindi il francobollo è storia, fa storia, quindi è questo. Come diceva il presidente, dico, come sapete ormai sono anni che questo è il terzo, a parte il 2017 che è stato l'anno che è stato caratterizzato dal carnevale organizzato veramente dai cittadini, ce lo possiamo dire in maniera anche forte, perché è stata la gente che ha voluto organizzare il carnevale con l'input che c'è stato da questo comitato spontaneo che si era dato il nome di Sette Carnival. Con l'aiuto di tanti, io ricordo le riunioni che abbiamo fatto nel 2017 qua, la prima sera eravamo forse un 80 persone qua dentro, un 90, non si capiva quanti eravamo, siamo riusciti a mettere in piedi una bella manifestazione, ci siamo divertiti, con pochissimo denaro siamo riusciti a fare il carnevale. Purtroppo sapete bene che non avendo fondi pubblici non possiamo permetterci di spaziare o di impegnarci con le persone, con i gruppi, con la pubblicità e quant'altro. Quindi dobbiamo, quest'anno, come diceva il Presidente, dobbiamo limitarci in questa fase esclusivamente alla sfilata dei carri e dei gruppi mascherati. In questo momento ci limiteremo esclusivamente a questo. Se domani mattina abbiamo una risposta dove ci viene detto guarda, io te lo finanzio, ti do 30.000 euro, allora possiamo anche ragionare sull'organizzazione di palchi, di manifestazioni a corredo durante la settimana del carnevale, dalla domenica di apertura fino al martedì, e tutto quello che possiamo inserire dentro, che purtroppo, come sapete, tutto è legato a questo, non so se è benedetto, maledetto denaro, purtroppo. Che dire? Spero che insomma quest'anno vada bene, che il tempo sia clemente e soprattutto che insomma ci accompagni almeno nelle due giornate delle sfilate, in maniera tale da poter portare quantomeno la domenica, che è la giornata più deputata all'arrivo di persone da fuori città, e quindi continuare questa nostra tradizione che ormai è
non si sa più a che numero, a che edizione siamo arrivati. Un'altra cosa volevo aggiungere, ripeteremo per il terzo anno, anche perché l'abbiamo iniziata con il 2017, questa lotteria è stata una sfida, l'anno scorso l'abbiamo rifatta, quest'anno la riproporremo. Quindi verrà riproposta la lotteria di Carnevale, quindi saremo già alla terza edizione, anzi vi chiedo di, come diceva Ciccio Paolo prima, di come dire, condividere il più possibile informazioni, che ormai lo sappiamo tutti, sui social ci sono tutti, dai piccoli ai grandi, anche fino ai novantenni, in maniera tale che tutti quanti sappiano di questa nostra manifestazione e di quello che stiamo cercando di organizzare con quello che abbiamo. No, prima di passare la parola all'assessore, io mano a mano che ti è attivato non ricordo e mi vengono in mente altre cose. E noi proprio sull'aspetto organizzativo delle serate avevamo pensato di decentrare il più possibile il carnevale. Decentrare intendiamo proprio chiedere alle associazioni di quartiere, di interi di Milanese, ce ne sono tante, di organizzare delle serate, delle manifestazioni all'interno dei quartieri. Noi, ripeto, come Proloco non faremo mancare il nostro appoggio, non faremo mancare le maschere tipiche del carnevale per l'Italia, l'anno che anno, e in più daremo tutto il supporto tecnico che ce n'è bisogno. Naturalmente io chiedo a tutti, e l'appello lo rafforzo, lo rinnovo in questo senso, entro il 31 di gennaio di farci avere i progetti, eventuali progettini, eventuali cose. Naturalmente parlo di costo zero. Ripeto, ci possiamo parlare di SIA, possiamo parlare di aspetti di sicurezza, aspetti burocratici. Però per noi diventa fondamentale dire il carnevale è determinante, è patrimonio della città di Termini Imerese e lo vogliamo cominciare a rilanciare, come diceva Ciccio Paolo, siamo all'anno zero. E allora rilanciamolo con nuovi aspetti, nuove idee. Proprio una delle idee che ci è venuta è quella di coinvolgere i quartieri, ma non per venire al centro della città, ma per andare noi nei quartieri a fare la festa di carnevale. È una cosa che, se pensate un attimino al Palio di Siena che ha le contrade quando funziona bene, là ci sono soldi, ci sono queste cose, però potrebbe essere realmente un nuovo inizio e potrebbe portare realmente nei prossimi anni ad una gara anche fra quartieri che si organizzino anche per eventuali gruppi appiedati. Noi pensavamo i quartieri, proprio i quartieri per l'organizzazione dei gruppi appiedati quest'anno, se loro hanno intenzione di formarlo, addirittura adottarne uno di quelli che magari si presenteranno per lavorare. Prima di darvi la parola a voi, diamo il benvenuto all'assessore Rosolo Bianco. Noi abbiamo un po' detto tutto, assessore, abbiamo rappresentato quali sono le situazioni e qual è la situazione del carnevale termitano, l'aspetto finanziario, l'aspetto burocratico. Abbiamo chiesto a tutta la gente di buona volontà di darci una mano. Buonasera a tutti, io chiedo scusa per il ritardo, purtroppo una ruota bucata e il traffico a Palermo mi hanno impedito di essere puntuale, ma ero quasi pronta per ciò che volevo arrivare proprio in questo. Quello che volevo dire è che intanto porto saluti da parte del sindaco, perché lui fondamentalmente è l'assessore allo spettacolo, quindi che dovrebbe curare queste cose. Mi ha dato delega anche per quest'anno in parte per poter aiutare a sostenere quelle che sono le varie organizzazioni. Ben felice di questa cosa, soprattutto perché attraverso con il presidente già abbiamo più volte parlato di quelle che potrebbero essere le prospettive. Il problema economico purtroppo c'è, il problema dei bilanci ci ha portato ancora una volta a non avere finanziamenti regionali, speriamo e ci auguriamo che quest'anno l'assessorato al turismo regionale possa darci qualche piccolo fondo che potrebbero darci la possibilità di poter fare anche un carnevale decente. Io penso che ce la possiamo fare, gli sponsor ce ne sono, so che già in tanti sono stati pronti a, ancora dobbiamo andare, quindi vedremo anche questa situazione, però io penso che si può fare e il supporto da parte delle istituzioni del nostro territorio è fondamentale. L'anno scorso è andato come è andato, io il 90% della colpa gliela do al tempo, perché comunque
comunque il tempo non c'è stato per niente benevolo. Quindi niente, io penso che unire le forze possa essere un modo per portare avanti comunque un'antica tradizione termitana che per nessun motivo deve essere interrotta, anche perché questo non ci permetterebbe successivamente di poter richiedere e di mantenere quella che è il carnevale storico, carnevale 22 Sicilia, e comunque una continuazione degli anni di questo evento. Quindi buon lavoro, siamo uniti e quindi andiamo avanti. Grazie assessore. Adesso la parola, non perché noi abbiamo fatto tutte le premesse del caso, la parola la vogliamo ascoltare voi, vogliamo ascoltare le associazioni che vogliono proporre appunto per il carnevale qualcosa da organizzare. Poco fa sentivo parlare voi, del vostro organizzatore, lo stesso Gino Giuga, mi parlava di gruppi, di scuole di ballo che sono interessate a partecipare, non so quali altre idee possono venire a questa cosa, vi prego di prendere la parola e esporle, così noi cominciamo ad incamerare. Capite bene che entro questa settimana più notizie abbiamo per programmare meglio. Presidente, io non ho capito una cosa, c'è stato un passaggio che non ho capito bene. C'è la possibilità di avere un palco montato? Perché poco fa allora, il segretario aveva detto che c'era il problema economico. Oggi no. A oggi noi possiamo dire, cioè, oggi noi possiamo dire che stando così le cose, se io dovessi spendere 2.000-3.000 euro per il palco o piuttosto che un cantante, preferisco prendere il cantante e farlo cantare dai gradini del mondo. Ce lo dico chiaramente. Sì, a te mi basta perché lo fa cantare. Troviamo la soluzione per farlo, mettiamo sulle ferrovie. Troviamo la soluzione per farlo cantare, ve lo dico. Le idee ci sono, però se poi manca. Noi abbiamo parlato chiaro, siamo attaccati a un aspetto economico non indifferente. Quando noi parliamo di idee, parliamo di progetti possibili, come ha detto il segretario, se dovessimo cominciare a raccogliere determinate cifre, e allora pensiamo al palco, pensiamo agli spettacoli, pensiamo a tutto quello che ha un costo maggiore. Naturalmente in quel caso non ci dimenticheremo di chi è pronto a contribuire anche a titolo gratuito. Dico questo che sia chiaro, non è che diciamo se arrivano più soldi paghiamo gli altri e poi non più pagare. Non si tratta di pagare, ma la mia idea è quella che quando c'è un volontariato, volontariato deve essere, e che al limite quello che la Proloco può fare è a fine carnevale, dopo aver tirato le somme, aver fatto il bilancio del carnevale, dipende se dovesse stare qualcosa in cassa, dipende dal lavoro che hanno svolto le varie associazioni, di dare un contributo all'associazione. No, non ho capito quello che dici non tu. Non parlavo io di contributo a essere no, quello che dici tu io l'ho capito. Io sto andando anche oltre, così chiarisco anche questa cosa. Il mio era solamente per chiarire un punto, perché per fare servire ad esempio un cantante o una scuola di ballo. Serve il palco, ma è naturale, Carlo. È naturale che, in base ai costi che ci sono, in base alle cifre che andiamo raccogliendo, dobbiamo pensare alla serata di chiusura che deve comunque intrattenere più di tutti. È vero che è il martedì rispetto alla domenica, che magari è un maggior richiamo di persone, però anche per la domenica, subito dopo le sfilate, non ricordo che è stato forse il socio Gueri, aveva dato un'idea per dare un minimo di divertimento alla gente che viene da fuori e concentrarla in via Vettura. Idea che fra le altre cose si va ad accoppiare con quello che poco ci sono, ragazzi. Quindi dico, in questo momento non parlo di date precise dove poter fare le manifestazioni, perché ad esempio una manifestazione pensata in via Vettura può essere fatta o la domenica sera se non ci sono i fondi per fare uno spettacolo vero e proprio a Termini Bassa, e quindi decentrare subito dopo le sfilate e spostare la gente mentre che si sposta può andare in via Vettura, o altrimenti farla durante la settimana, perché al centro del percorso di Termini Bassa si potrà montare un palco dove far esibire eventuali cantanti o eventuali artisti. Scusa Presidente, via Vettura che cosa? Che tipo di iniziativa? Anche questo ci stiamo pensando, pensavamo qualcuno l'ha buttata sul... un attimino ha richiamato il carnevale di Collesano, cioè nei garage fare delle feste, organizzare queste cose. Noi avevamo pensato di integrarlo anche con altre idee, questa cosa. Dico, da un'idea possono scaturire tante cose. Io volevo fare una riflessione, perché secondo me più che altro dovremmo farci delle domande prima di proporre delle idee.
Noi stiamo proponendo nel 2019, per il quarto anno consecutivo, gli stessi carri. Ci aspettiamo e ci auguriamo che venga gente, ma a fare cosa? A vedere cosa? Fammi finire il quadro della situazione. Allora, va bene l'iniziativa popolare del 2017, che veniva fuori da un anno che si erano fatti i carri e quest'anno li riproponiamo. Ok, è andata bene, benissimo, con poco, pochissimo, bravissimi tutti, bene. L'anno scorso ci aspettavamo qualcosa di più, o come carri o come spettacoli. Invece abbiamo avuto qualcosa di meno rispetto al 2017. Quest'anno anche lì qualcuno si faceva qualche aspettativa minima. Invece ora voi ci state rappresentando un carnevale con gli stessi carri, quindi per la quarta volta consecutiva. L'anno scorso erano 9, se non ricordo male. No, ti ricordi qua? No, l'anno scorso 9 sono. Ma quello è il segretario, il segretario che è la mente storica di Quinenzo rispetto a me, rispetto a... Ora ci risponderò. Ok, allora finisco il concetto e poi mi correggerete. Quindi, vabbè, i carri semi nuovi, probabilmente, però dico come brutto tempo, manifestazione annullata nel brutto tempo, perché insomma quel poco che si era fatto purtroppo è stato annullato. Va bene, ma quest'anno se non ci aspettiamo che venga qualcuno da fuori come ce lo aspettiamo, altrimenti non avrebbe senso, o comunque avrebbe una limitazione questa festa, visto che i termitani già bene o male i carri li conoscono, bene o male la ristrettezza economica la conosciamo, sappiamo che non possiamo fare di meglio per quanto riguarda quell'aspetto, e visto che ormai mancano meno di 2 mesi al carnevale, allora mi chiedo, non sarebbe il caso di farci una domanda, cioè cosa proporre, cosa mettere in cartellone per attirare la gente da fuori? Dico, ma qualcosa che si può, allora magari dice, i gruppi di ballo, per carità, loro sono sicuramente, studiano tutto l'anno per fare delle cose nuove ogni anno, quindi non sarebbe qualcosa di già visto, porterebbe gli appassionati, si potrebbero coinvolgere anche le persone che vengono, quindi serata di un certo tipo, parliamo di un certo tipo di ballerine, a parte i ballerini, ma esatto, far venire, verranno familiari, dico, fare la serata a tema, che ne so io, di caraibico, significa che verrà un pubblico che invece di andarsene a ballare nei locali di Palermo il caraibico, verrà qui con dei maestri di ballo sul palco, eccetera eccetera. Ma addirittura ora sento che il palco è una spesa, dico, noi come base dobbiamo dare un palco, un'amplificazione delle luci e una copertura quest'anno a questo palco. Questo è di base, cioè se tu mi dici che addirittura c'è il dubbio pure che ci sia il palco, diciamo che è un pochettino. Allora Toto, io prima di passare al Presidente, che nella cella segretaria della mente storica, io ti rispondo subito con una cosa. Uno, noi siamo comunque, dico, quando tu parli di programmazione, forse sono stato infelice nella spiegazione, noi comunque stiamo programmando, abbiamo delle idee, tra virgolette, a costo zero. Sono delle idee legate prevalentemente a quelli che sono siti importanti della città di Termini Imerese, cioè dove ogni anno si parla di fare qualcosa, ma non solo per il carnevale, durante tutto l'anno non si riesce mai a fare niente. Abbiamo anche queste idee. Siamo in una fase dove che stiamo valutando la fattibilità di queste cose. Per quanto riguarda il pappo, io lo dico chiaro, caro. Io sono pronto, dice la copertura, proprio perché il pappo mi serve con la copertura e non mi serve un pappo qualsiasi, così come è successo l'anno scorso. Io so che devo andare a uscire una certa cifra per il palco, e allora se quella cifra mi va a scapito di un eventuale spettacolo, io preferisco non montare il palco e trovare un'altra soluzione. Questo che sia chiaro, ma Beto, parliamo poi quello che dici tu, è dico, spettacoli senza palco io le conosco, cioè, no, le posso dire, la Bersaglieri, io altre cose no, scusa, il palco di fare la manifestazione. Scusa,
scusate, i bersaglieri possiamo chiamare, cioè un bersagliere senza palco, ma vanno 2000 euro i bersaglieri. Potrebbe anche essere un problema, non è il problema non è il palco in se stesso, il problema è per intanto avere le idee, vedere cosa riusciamo ad accogliere. Io non ho escluso che non ho detto il palco non si fa, ho detto ci sono, se io piuttosto sono collegati, questo ti voglio dire. Totò, non sono collegati, se tu Nino parla di 180 ballerini e tu mi parli di un'altra cosa che va, cioè per dire, facciamo la serata carica. Io non posso mettere 180 ballerini su un palco in una eventuale serata. Scusa, avrei bisogno piuttosto di una piazza e di un palco dove montare semmai il service. Allora, troviamo una soluzione al contrario. 180 sul palco, forse non ci siamo capiti, però troviamo una soluzione al contrario. Troviamo una soluzione al contrario. Ma ripeto, è una cosa propositiva. Io in questo momento sto dicendo proponete e lavoriamo. Non sto dicendo no, no, no. Io vi posso dire, ad oggi, riesco a coprire le giornate di apertura per le promesse che ci sono. La giornata di copertura e le due sfilate. Il nostro sarà un carnevale schietto, come si vuol dire, in questo momento. In questo momento io ho detto chiaramente che non è previsto nemmeno uno spettacolo. Quindi se non è previsto uno spettacolo, il carnevale si fa e si deve fare per non fare morire questa tradizione. Perché io sono convinto che, come tutte le cose di Termini Imerese, nel momento in cui noi per un solo anno non facciamo il carnevale, perdiamo anche questa tradizione. Ed è un peccato ora che realmente possiamo parlare di anno zero. E non perché tale tutto dice è diventato il presidente della Proloco, o Ciccio Paolo il vicepresidente, o si è fatto una nuova squadra. No, ma perché realmente si sono create le strutture per fare carni, si sono create le condizioni per fare carne. È venuto a mancare quello che c'era una volta. E parliamo circa 10 anni fa, 10, 12 anni fa, quando parliamo che c'erano carnevali a Termini che si facevano con cifre che si giravano attorno a 200.000 euro. Era facile montare parchi, era facile montare tutto. Io ho dato una cifra su tutte. Il costo del piano sicurezza e della burocrazia è un costo esosto. Cioè, se io dovessi raccogliere 25.000 euro nel totale, ma scusa, assessore, non c'erano dei soldi regionali per il carnevale? Scusa, ma io non posso fare affidamento nel soldo regionale nel momento in cui ancora sono in fase finanziaria e nessuno mi ha scritto niente. Nel momento in cui mi scriveranno che ci sono dei soldi promessi, allora prenderò un impegno per quei soldi. Ma io in questo momento, con 25.000 euro, quando la metà se ne va per la sicurezza, cosa devo fare? Cioè, vi chiedo a voi. Posso... Scusa un attimo, ma la metà se ne va per la sicurezza, per quale fattore? Sicurezza e amministrazione, parliamo di SIA che ha un costo di, che comunque deve andare a pagare, che ha un costo di 4.000 euro circa. E parliamo di tutte le assicurazioni, parliamo. Ma di... perché fare tre giornate allora? Facciamo una sola due. Ma infatti la prima giornata non è sfilata di carri, allora. Ho detto che l'apertura e sarà una semplice tra virgolette. Io ho dimenticato un passaggio fondamentale e questo l'amministrazione, presso l'amministrazione affinché avvenga, perché noi quest'anno vogliamo dedicare il carnevale a tre personaggi storici di Termini Imerese. Uno Vito Salvo, che è stato il fondatore della Provoco, uno Ignazio Casamento, che è stato un attimino il personaggio storico di questo carnevale, e il signor Agostino Larrocca, proprio della famiglia Larrocca, che ha sempre concesso le maschere al carnevale di Termini Imerese. Per cui l'apertura avverrebbe in questo modo, in teoria quello che abbiamo pensato ad ora, la mattina la consegna delle chiavi con le intestazioni, con le eventuali intestazioni di luoghi pubblici a questi personaggi, il pomeriggio una sfilata di gruppi appedati al centro commerciale, al centro storico, Corso Umberto e Margherita di Termini. Basta, quindi non facciamo uscire i carri in quel caso. Sono solo due le sfilate di Termini, cioè che verrebbero fatte l'Italia, una a Termini bassa e una a Termini alta, come tradizionalmente sempre si è fatto. Cioè la domenica dobbiamo fare l'apertura, per non lasciare la scoperta abbiamo pensato andiamo a fare una manifestazione a Termini bassa con i interpellati, con le scuole, con i batteria. Questo è in questo momento lo stato dell'arte, Totò. Gli ripeto, io al 31 gennaio saprò se in cassa ho 30.000 euro, cioè se già ho 5.000 euro in più. Io già posso cominciare a parlare di palco. Con altri 5.000 euro posso cominciare anche a pensare ad eventuali spettacoli di artisti, anche palermitani, nostrani, dico
di un certo spessore e dare comunque una gratificazione a chi partecipa a questo carnevale. Cioè, non posso in questo momento andare oltre e impegnarmi oltre. Se fossi miliardario, credetemi, regalerei a Milanese quest'anno il carnevale io, purtroppo non lo posso fare, di campo di stipendio, dico, oltre non posso dire. Dico, l'unica cosa che faccio, e lo faccio con grande piacere, e sono pronto a fare, anzi vi ho avvisati che per 2 mesi sarò assente, è quello di tra virgolette abbandonare la mia famiglia e dedicarmi al carnevale, e lo sto facendo e lo faccio con grande piacere per la città di Termini-Imerese, e lo dico chiaro, e lo dico chiaro, perché tengo affinché questa manifestazione non muoia, lo ripeterò fino alla fine, perché sono convinto e lo ripeterò sempre, comunque, basta un anno che è stato il carnevale ed è finita. Allora, mi contento di uscire con i carri vecchi, mi contento di usciamo con i camion e balliamo sui camion. Se c'è, superiamo la questione di sicurezza, facciamo, però dobbiamo realizzare un carnevale. Usciamo, buttiamo sul tavolo le idee. Nel 54 si sono usciti i camion per il carnevale. Dico, sono pronto a tutto, però il carnevale non si può perdere l'edizione 2019 del carnevale. E dico te, scusami, un'informazione. Tenere i carri fermi in un punto o farli girare ha lo stesso costo di sicurezza? No, diciamo. Ci abbiamo anche pensato. Abbiamo anche pensato a questo. C'è anche la scelta di un giorno. Totò, le tue sfilate o termini in basso. Le tue sfilate sono le tue sfilate e l'apertura, ti dico chiaramente che sono legate al raggiungimento del costo dei 25.000 euro. Perché se arrivo sotto i 25.000 euro, pur di fare il carnevale, sono disposto a fare esporre i carri a Termini Alta e fare spettacoli. Arrivato a quel punto, dice, con 10.000 euro mi contento di fare gli spettacoli e mettere carri a girare. Ma quella è nell'eventualità in cui noi non arriviamo al minimo di 25.000 euro. L'anno scorso ci è arrivato, se proprio siamo così sfortunati non arrivarci. Sì, è un conto ma io già, che abbiamo fatto. Perdonami, a un mese e mezzo la manifestazione, io programmerei già così, poi casomai li movimentiamo i carri se abbiamo i soldi, non il contrario. Cioè, tu mi dici io muovo i carri, per ora dico che muovo i carri, poi se abbiamo i soldi facciamo gli spettacoli, io direi di no. Io da ignorante. Ti proporrei, teniamo i carri fermi e facciamo gli spettacoli. No, in un mese e mezzo cerchiamo. Toto, scusa, e dove decido di fare gli spettacoli? A Termini Alta o a Termini Bassa? Io sono affinché la città. No, Toto, non fare così. Perché purtroppo Termini Bassa è divisa in due parti. E io non voglio offendere nessuna parte della città. Come vi ho detto, anzi, voglio allargare il carnevale ai quartieri. E non mi fermerò mai a decidere. E allora teniamo i fermi tutte e due le parti. Punto uguale per tutte, teniamo le ferme tutte e due le parti e facciamo spettacolo tutte e due le parti. Ma glielo posso dire una cosa? Io non sto notando niente di difficoltoso nell'organizzazione del carnevale. Tutte queste preoccupazioni che si stanno buttando giù nell'organizzazione di questo carnevale, soldi non soldi, i carri ci sono stati come l'anno scorso, la gente non si ricorda il prodotto manifatturiero del carro, della vetta destra che ha fatto il carro alle corde. Alcune modifiche viene fatta al carro, il carro viene creato al trattore, girerà per Termini Imerese e già non ce ne sarà. Ecco, aspetta, qualche minuto di discorso. No, io sono solo. Tu sei un esperto in questa cosa, però dico, il carro c'è, la gente viene per vedere il carro, aspetta, viene per portare il carro. Dopodiché abbiamo una situazione, abbiamo il personale umano che comunque si esibisce suonando balletti professionisti, scuole di ballo, e già c'è il pubblico. Il vicepresidente, dico, è una persona che comunque si occupa di musica e già sa quanto costa la gestione di un service e sa che si metterà anche lui in prima linea per poter fare avanti questo carnevale. Per quanto riguarda qua abbiamo il presidente che non sta facendo mancare la sua presenza nell'organizzazione, sono 2 giornate. Sappiamo che comunque la mattina c'è la macchina del Nanno Padana che gira nelle scuole e vediamo che cosa si può andare a integrare, tutte queste cose. Il carnevale per 2 giorni già è stato fatto anche a costi minimi, ma è stato fatto. Tutta questa preoccupazione io non la sto vedendo in un momento storico dove non ci sono soldi. Poi noi qua a Termini Imerese, e lo sa dalle dottrici, siamo famosi per aver organizzato a Termini Imerese delle cose a costo zero, dove io stesso mi sono caricato di 100 euro del palco, ho trovato degli sponsor esterni. E con delle altre associazioni abbiamo organizzato la Villa Romera e tutto il resto, abbiamo riempito Termini Imerese con niente. Quindi
Il Candelario lo fa la gente che arriva da fuori, non lo fa Termini Imerese in questo momento storico, ma come non lo fanno neanche i maestri carlisti che in questo momento storico si ritrovano in una condizione tale che non possono lavorare tanto quanto bene, perché nessuno gli ha messo in condizione di poter produrre un materiale nuovo sul territorio. Quindi io non lo so, aspetta, tutto questo problematico che io sto vedendo, quando qua arriveranno gente che ti pagherà il suolo pubblico per andare a vendere il pane con la padella, con la miso e tante altre cose, e tutta questa terra del biciclo, non lo sto vedendo. L'unico problema che io sto vedendo, ed è l'unico problema che io sto vedendo, che è il problema che si solicita sempre dalla fine dei tempi, quando hanno fatto terra, giusto? Il palco. L'unico problema sono le modalità di esibizione, quante persone possono sedere su un palco. Un attimo, sei più esperto di me in questo, però dico, io mi sono titolato in una situazione tale che abbiamo organizzato Miss Sicilia e tante altre cose, ma abbiamo avuto problemi con il palco. Il problema di Termini Imerese è il palco. Ma l'hai fatto una volta sola questo Sicilia e poi finito. L'abbiamo fatto una volta soltanto perché Termini Imerese non è stato in grado di potersi giudicare con Sky, perché mettere le personalità politiche tutte insieme a Termini Imerese è difficile, perché io parlo italiano e chi certe volte leggo parla aramaico, usando Gesù Cristo, dico, però l'aramaico non lo conosce nessuno. Io leggo gente che può parlare italiano, dico, che cosa devo andare a dire? Quindi se io importo la problematica del territorio di Termini Imerese, gli dico, oh, questo problema, se cosa mi dice? Risolvitelo, perché Termini Imerese è una città dei poveri. Io non sono povero, tu non sei povero, cerchiamo sempre di portare ricchezza sul territorio. La ricchezza sul territorio, se loro non hanno gli strumenti tecnici per poter far lavorare gli altri, se io non ho la struttura per poter far lavorare gli altri, io non posso mettere a giro le mie idee. Quindi Termini Imerese è una città che si sta mostrando come itinerare tutto il resto, a percepire sono dedicati con un carnevale già organizzato e già fatto, perché Termini deve lavorare quest'anno sulla tradizione, e la tradizione li porta da 50 anni sempre le stesse cose, e la gente per due volte l'anno viene a vedere sempre le stesse cose. Il problema è come dici tu, il gruppo appiediato se ce l'abbiamo, perfetto, quello se, tutto quello che stiamo facendo noi sono dei valori aggiuntivi per me. Poi io non ne capisco niente, perché io voglio proporre di portare una bambina dello Zecchino d'Oro, se ci riesco e se non è impegnata, che ha cantato quest'anno, ha vinto l'edizione dello Zecchino d'Oro, ma noi dello Zecchino d'Oro non lo guardiamo più, però noi abbiamo anche i bambini da poter far lavorare, perché io onestamente non mi occupo di organizzazione di carnevale, quindi non ne capisco niente. Il problema è che tu mi stai dicendo che le persone vengono di fuori, non è così, perché io ho fatto perdere circa 8 anni, poi sapevi che... Quindi quando tu 3-4 anni propone sempre la stessa scena, io mi ricordo ben chiaro, un signore con suo figlio gli ha detto, vedi questi due, ora questo butta voce e lui lo butta a terra. A quel punto tu ti sei fermato di fare la sera. Ma Gesù Cristo è dato una cosa. Non capisco la cosa che tu vuoi. Io sono d'accordo con te. Se tu ti ricordi per 2 anni, 3 anni, 4 anni, scusami, però qui ancora un porto ricco e povero, porto al bar e rovina. In un paese dove non puoi più scattare fuochi d'artificio, non li puoi più far esplodere, perché è dato turbativa alle due delle cose di mattina, e c'è una tradizione dei fuochi d'artificio. Io ti dico, hai perfettamente ragione, ma se tu sei seccato di vedere sempre la stessa storia, se tu non ci vieni, io lo sto facendo, te ne vai fuori, perché se tu vai a Sciacca e fai la Cireale e vai dove vai, dove vai, vedi sempre le stesse cose. Non sai cosa cambia la differenza? Il giro dei soldi nella manipolazione della materia prima che la carta pesta, nel dare una forma diversa, quando la gente non si ricorda neanche 3 anni fa quello che ha visto. Poi se noi vogliamo fare polemici e vogliamo fare cose, fratello, tu sei una persona, allora per me tu sei una persona che sul territorio a 360 gradi da anima, corpo e spirito, compreso lo spirito, hai perfettamente ragione tu, ma io quest'anno ho portato 3 persone a vedere il paesino vivente e mi ha detto queste parole in inglese, wow, ero in inglese, mi ha detto wow, cioè voi fate queste cose qua, sì, parli col terminale e ti dice non ci sono la butta, no, sì, ma butta e non per bene, che c'è lo spirito. Sergio, scusa. Sergio, scusa. Sergio, scusa.
un lavoro che è grandioso. L'annullo filo frenetico c'è, il presidente si sta impegnando per organizzare il carnevale. Io non vedo tutte queste critiche e tutte queste cose. Una manifestazione che è stata organizzata anche 3 anni fa, con niente, e la gente con niente, voto niente, perché dice c'è una bella giornata di domenica, stiamo a fare. Scusami un attimo, io do la parola a Giorgio Paolo, non fosse altro. Io faccio il presidente della Provoco e sto curando l'aspetto amministrativo, l'aspetto burocratico assieme a Sergio Monteri. Ciccio Paolo, perdonate se lo dico, ma è la verità, noi ci siamo affidati al vicepresidente, abbiamo un CTA dove ci sono 3 elementi fondamentali che sono poi tra le altre cose, giovani, con idee, vecchi, che hanno dimostrato di saper fare e che hanno legge. Ora infatti parlare Ciccio Paolo nessuno critica tutto, anzi io dico ben vengano queste riunioni perché si dibatte, si vedono quelle che sono le criticità e si cerca di dare come si dice di dare sollievo a quello che può essere l'organizzazione. Una cosa, allora vi racconto una cosa che è accaduta veramente 3 anni fa. Allora, io 3 anni fa sono entrato in questo posto, non sapevo cosa fosse bene il carnevale, la Provoco, società del carnevale, sono arrivato al 2000 e volevo stravolgere il mondo, no? Allora, il primo errore che ho fatto 3 anni fa è stato questo. Io sono entrato qua e ho detto, allora, palco, DJ, facciamo casino, qua e là. Io che verrai, nel senso che mi ha detto, Ciccio Paolo, tu non hai caputo niente del carnevale, perché il carnevale è, danno banane, cari, gruppi appietati, e bambini, e famiglie che escono, perché la tradizione è tradizione. Vi faccio un esempio, allora, beato che sia novello, nessuno di noi si è mai lamentato che non c'è street food, che non ci sono giochi d'artificio, che non c'è cantante. Beato che sia novello e tradizione, c'è la processione. È tradizione fare processione. Se domani, beato che sia novello, la manifestazione gli aggiungiamo il palco e tutto, tutti siamo contenti. Ma tu nascesti c'era anche. Aspetta, io ti parlo della mia memoria. E se pensi. Allora, io voglio fare un passo indietro. Allora, io ho 27 anni e ricordo bene i carnevali dove io uscivo e c'erano gli artistoni, c'erano. Io ero piccolo e per me il carnevale era il popolo del display. Ora, voglio dire una cosa, ragazzi, io faccio un invito a tutti, il primo io, e mi do del cuore, perché comunque sono giovane, magari, sai, c'è quella carica, voglio fare, voglio dire, però qua c'è gente che fa carnevale da una vita e io mi rendo conto che per me è difficile, ma è difficile ancor più per persone che hanno vissuto i bei tempi del carnevale. Io voglio fare un invito a tutti. Dobbiamo fare qualche passo indietro, perché se non facciamo un passo indietro, noi sarà il cane che si morderà sempre la coda. Perché? Non possiamo più pensare al carnevale d'Ermitano come il carnevale del cantante, il carnevale del palco, il carnevale dei maxitari. Dobbiamo soltanto pensare da oggi al carnevale più antico di Sicilia, come tradizione. Quindi tradizione si intende le cose basilari che formano la tradizione, quindi carri, gruppo appietati, un anno canana e basta. Tutto il resto è i bambini che escono con le famiglie. Allora, questa è la tradizione. Quindi se facciamo un passo indietro, Totò, dico a me duole il cuore tutto, perché tu pensi che a me non piacerebbe avere un palco stratosferico, avere chissà quale cosa, ma purtroppo non si può. Allora, se non si può, bisogna lavorare per intanto mantenere viva la tradizione, in secondo piano tentare di creare qualche contorno a questa tradizione e, se è possibile, con i fondi che arrivano, fare qualcosa di che possa attrarre, perché allora il problema principale qual è? Se uno va in giro si rende conto che i commercianti non traggono vantaggio da queste manifestazioni, ma è pur vero che Termini Imerese non vanta sicuramente ormai più di manifestazioni di un certo spessore. Diciamo che tutte le manifestazioni che si sono fatte sono tutte le manifestazioni nuove che bisogna valorizzare. L'anno zero si intende questa partecipazione che si chiede alla città, non è la partecipazione soltanto del fatto guarda, sai cantare, cantiamo. La partecipazione è intesa come? Allora, se Travia fa una sfilata di 10 minuti, tutti i travieti sono contenti. Se San Nicola fanno 2 carri avanti e indietro 2 volte, sono tutti contenti. Perché non possiamo esserlo pure noi? Con quello che già abbiamo, dimenticando purtroppo, l'abbiamo ascoltato. Ma non lo puoi fare il paragone con quello che ha fatto il carnevale l'anno scorso per la prima volta, è una tradizione che abbiamo noi, che invece di crescere ragazzi. Andiamo Sì, ma siamo così pure noi. Ciccio Paolo, non lo so, che è così, tu hai parlato di tradizione, come è tradizione. Noi dobbiamo crescere,
loro si accontentano di 10 minuti di sfilata perché giustamente è il primo anno. Vedi se quest'anno fanno lo stesso programma dell'anno scorso e vedi che già incominciano le lamentele. Ma non siamo qua per puntualizzare, esatto, la mente, siamo qua per trovare una soluzione. Ma a proposito di questo, Nino, tu hai detto che ti sei dato una risposta anche per certi versi, dedichiamo la gente di fuori. Cioè, 10 anni fa tutti sti carri ne vanno nei piccoli paesi, non esistevano. Sì, infatti, cioè, questo mette di parte, al di là dell'aspetto economico, dobbiamo valutare anche questa cosa. Dobbiamo valutare anche che è fondamentale. E ti dico di più, dico, l'ho detto poco fa e lo ripeto, l'ho detto all'inizio. Noi quest'anno ci dobbiamo accontentare del carnevale che riusciamo a fare. L'anno prossimo, cioè io quest'anno, entro il 28 di febbraio 2019, presenterò un progetto, presenteremo, io dico, quando parlo io dico parlo pro, presenteremo un progetto per il carnevale 2020 affinché si rifacciano i carri, affinché si rifaccia una manifestazione degna di questo nome. Proprio per quello che dici tu, per essere un crescendo. L'anno scorso, purtroppo, con tutto, c'è stato il maltempo, ci sono stati problemi di altra natura che non sto qui a raccontare, ma che bene o male nella voce di città si sa, è stato un anno chiuso l'anno scorso. Ma dico, ma è stato bello, dico. Per cui dico, per certi aspetti, perdonami se lo dico tra virgolette, il carnevale l'anno scorso ha un valore così simbolico, per dire abbiamo fatto il carnevale. Quest'anno vogliamo dire abbiamo fatto il carnevale, però vogliamo aggiungere siamo all'anno zero, ricominciamo a ricrescere. Cominciamo a riportare il carnevale ai fasti degli anni 90. Però piano piano, ciò che non ci potete chiedere tutto quest'anno. Io cioè, come dice Ciccio Paolo, ma voi pensate che io ripresento il proprio uomo, non hai letto, mi piacesse avere a Viaggio Antonaccio e portare qua. Ma pensate che. Cioè, e ripeto. E ripeto, e lo faccio con passione, in questo caso non ho nessuno scopo politico, nessuno scopo economico, nessuno scopo. No, lo dico chiaro, lo dicono anche le telecamere, perché purtroppo sempre si dice a vedere i soldi. Alla fine io faccio pure che ti rimetterò di tasca come ci ho rimesso sempre di sacchetta, però non me ne frega, per la città lo faccio e lo faccio come no. Allora, riguardo un'altra cosa. Questo è quello che posso dire io, Dario Tutturici. E lo dico a nome di questa Proloco, dove ci sono, ragazzi, scusate, lo dico proprio alla siciliana, che hanno un vito e no culo, in italiano lo sento, e sono pronti a fare la qualsiasi. Però anche loro si rendono conto che siamo limitati. E poi da ciò, siccome ho sentito per il discorso della prima giornata dell'apertura, io mi ricordo negli anni 90, che si usava l'apertura falla il sabato, sfilata dei gruppi a pedali, le domeniche dei carri a termini di passa e lunedì viceversa. Perché non coinvolgere le scuole, l'apertura falla il sabato mattina con le sfilate dei gruppi a pedali create dalle scuole? Farlo, perché le scuole allora, le scuole il sabato e la domenica, le scuole non sfilano, che le insegnanti non sono disponibili. Le scuole possono sfilare soltanto di settimana e di mattina. E anche questo è stato pensato. Curricolare. Era perfetto. Si dice un giorno della metà della settimana. E questo è stato pensato di farlo il giovedì. Allora, non possiamo esprimerci perché stiamo contattando le scuole ora. Nel 2017 siamo tornati a questa piccola tradizione. Perché questa tradizione si faceva moltissimi anni fa, è sfilato delle scuole esclusive durante la settimana e poi col tempo si è perso. Nel 2017 l'abbiamo riproposto ed è stato fatto il giovedì a Termini Passi in via in Costa Umberto e Margherita, un circuito piccolissimo dove la gente si è divertita, la mattina le attività commerciali sono aperte, quindi godono di questo beneficio, di questa, come dire, confusione di persone nella strada e quindi possono anche, come dire, economizzare la giornata. Facendo due passi indietro, se vogliamo parlare di tradizione, dobbiamo parlare di tradizione. Il carnevale a Termini Imerese dovrebbe aprire, per la precisione, il 3 febbraio, perché il carnevale tradizionalmente a Termini ha sempre aperto 4 settimane prima. E poi si sono fatti i 4 giovedì. Quindi
Siccome torniamo sempre lì al discorso che ho fatto prima, purtroppo siamo legati, benedetto o maledetto che sia denaro, non possiamo permetterci di spremere la gente o di chiedere sempre alla gente il sacrificio, perché la gente il sacrificio lo può fare il primo anno, il secondo anno, il terzo anno, ma se ci vuoi dopo 4 anni la gente non te lo fa più il sacrificio, a meno che non abbia veramente a cuore la manifestazione, allora se ne fregano e lo fanno. Come vi ho detto, siamo legati a questi benedetti fondi, a questi benedetti soldi. Tornando al discorso del palco, copertura, non copertura, service, il piano di sicurezza, quando lo presenti per una manifestazione itinerante, perché questa è una manifestazione itinerante, lo devi presentare nella sua completezza, di tutto quello che vuoi fare, perché non puoi presentare un piano sicurezza, rispondo anche a te, di carri statici e poi invece li faccio stivare, perché corriamo il rischio di aver interrotto la manifestazione dalle forze dell'ordine, perché il piano di sicurezza, quando lo presenti, se io dico che devo fare una O, la O deve essere, non posso fare una U in corso d'opera, perché può venire il questore e mi può dire no, tu hai presentato una O, è presentato ad esempio, è programmato nel piano sicurezza in questo momento, noi quello che è il piano sicurezza lo stiamo vedendo completo. Purtroppo questo emerito imbecille, perché io lo definisco ormai così, questo emerito imbecille di Torino che si è inventata questa grandissima stronzata, usando la parola per le signore, ha rovinato quelle che sono le manifestazioni in tutta Italia. Non è antiterrorismo, non è stato, non è stato l'antiterrorismo. La Gabrielli nasce, se l'è inventata l'antiterrorismo. Se tu guardi la Gabrielli, se l'è inventato l'antiterrorismo. Allora, se tu sei dentro, certo, se tu automaticamente metti un bene statico e lo devi visionare a 360 gradi a tutto tondo, devi creare a livello aereo anche le uscite di sicurezza. Quello non ti do perfettamente. Ma c'è punto di aggregazione. Ora, il problema, io ti do perfettamente ragione, però io dico sempre questo. Qui abbiamo una persona che sta prendendo l'ordine di portare avanti la prologo con tutti i pro e tutti i contro. Morachello che ha una storicità all'interno della prologo, persone che comunque si stanno impegnando. Troppo il problema del carnevale fondamentalmente secondo me non sussiste, perché secondo me sarà un successo come tutti gli altri anni. Anche quando ha piovuto è stato un successo. E la gente che aveva l'acqua di sopra, il giubbotto non era adeguato e se ne è andata a casa. Ma il carnevale si farà con tutti gli altri anni, quindi non riesco a capire, a comprendere qual è la problematica di questo carnevale. Ma non, qua problematica, nessuno sta dicendo problematica. Ma parlo di detto. Ma abbiamo fatto domande fino a questo momento. Domande sulle loro affermazioni. Cioè loro hanno affermato. Loro hanno affermato che questo carnevale, a quanto ho capito, a questo punto. Sì, allora vediamo se ho capito. Manca la competizione, dottor. No, no, quando mai? Che come gli altri anni. Ma è normale, non c'è competizione di carri. Costruiscono un carro per andare a competere anche un carro. Ma non è il problema dei carristi, qual è anche i carri. Qual è il problema? È che io vorrei capire a questo punto. Non c'è allora, visto che dovete presentare il piano, che lo presenterete con i carri in movimento, è giusto? Già. Non presenterete la possibilità di essere un palco. Allora, io ho detto che il piano sarà presentato col palco previsto. È naturale che nel piano sicurezza sarà Piazza Duomo, nel caso di Termini Alta, sarà già predisposto nel piano sicurezza le vie di fuga da Piazza Duomo, saranno predisposte tutto quello che c'è. Se non si fa, sarà più facile comunicare alla prefettura che non si fa quella giornata, piuttosto che andare a dire alla prefettura faremo in più. Io poco fa vi ho chiesto, ma in termini di costi di sicurezza, cosa è più caro? Uno spettacolo itinerante o non è itinerante? Sul piano sicurezza, quali sono i costi? Non cambia niente sul piano sicurezza. Questa è la domanda. Sul piano del movimento del carro è statica sul posto, quindi devi andare a creare eventualmente le vasche di raccolta, le vie di fuga. Ma la domanda era, forse se l'ho spiegato male, ma la domanda era questa. No, io ho capito male io, però dico che il palco, cioè i carri in movimento costano di più dei carri fermi. È naturale. Verrà presentato nella sua completezza. Poi se stabiliamo che quella giornata diciamo, vabbè signori, ok,
usciamo i card e li facciamo stare fermi. Avevamo detto che facciamo il palco, ma il palco non lo montiamo. È più facile dire. È una semplice comunicazione che dobbiamo andare a fare. Guardate, noi vi abbiamo presentato la Luna, ma non ci siamo arrivati, ci fermiamo a metà strada. In questo caso alle non ci faranno ci nessuna obiezione, capito? Okay, okay. Se invece noi gli diciamo, anzi, riduciamo la presento, arrivo a metà strada, poi gli dico a Nini Sansone che è qua, Nini, devi fare tre giri, per un prefetto dice, aspetta, ma per essere fermo, come vuoi fare questa posizione? Fermi tu, e ne metti rimanenti. Il piano sicurezza ha una sua logica e sarà presentato itinerante e completo in tutti i suoi aspetti. Sembriamo completo, no? Tutto è legato quando ai fondi. Quando io dico che stasera per me è fondamentale. Ora abbiamo fatto una promessa, ci siamo confrontati, abbiamo detto, quando io dico ora fatemi attivare i progetti, le associazioni che vogliono partecipare, l'ho detto che erano prima, fatemeli attivare il prima possibile, è perché anche fare una manifestazione in via Verdura, che è anche più semplice di andare a fare un piano sicurezza a Piazza Duomo, però lo dobbiamo andare a mettere nel piano sicurezza. Poi se non si dovesse fare, io so che devo comunicare che non si fa niente in via Verdura. Però oggi, se noi portiamo questa riunione oggi, è per programmare anche gli aspetti burocratici, che purtroppo, credetemi, dall'anno scorso e quest'anno sono la cosa più pesante e, perdonatemi, lo dico chiaramente, sono le cose che personalmente come organizzatori ci fanno rischiare. Il CTA rischia in assoluto, non parliamo solo di civile, parliamo anche di penale, quindi dico... Non è facile stare da questa parte, credetemi, non è facile come assolutamente, però noi ci mettiamo tutta la volontà, ci stiamo aprendo la faccia, la volontà, e ci stiamo impegnando giorno e notte, ci stiamo cercando di lavorare per non perdere la continuità. Per questo le idee per noi sono fondamentali, conoscerle oggi. Ad oggi abbiamo parlato che non ci sono fondi, quindi diciamo ad oggi non avete un gioco artistico. Io vi posso dire che è l'ultimo mio pensiero. Ci sono altri impegni, quindi non so se... Io sono da Milano, quindi lei piacere di lavorare per te, quindi... Se lei, tu dici per dire il 31 abbiamo 1000 euro, abbiamo 1 euro, 2 euro, quelli che sono, io metto a disposizione per te. Ma se tutto il giorno mi dice così, ma non c'era manco un euro, io per il piacere di termine del carnevale posso fare una piccolissima cosa, chiudo lo gratuito per termine, per garantire una piccolissima cosa, per dire abbiamo sparato un po'. Ben venga, ti ringraziamo di questo, per noi è un niente di che, già è, ecco, già sono cose che per noi diventano importanti, perché anche su questo piano scolenza, ma sotto questo. Ma è importante inserita, perché bisogna. Ma è importante perché bisogna da mare, i vigili del maestro pirotecnici, lui forse è uno dei pochi, lui forse è il primo maestro pirotecnico che abbiamo qua per l'universo, non ce ne sono altri. Perché la maggior parte vengono da Ventimiglia di Sicilia e andano a fare la festa a Porticello. Lui è la prima che a livello economico commerciale si sta fondando sul territorio e che dovrebbe invece essere incentivato a creare altri posti di lavoro. Quindi... Ma ad esempio, Sergio ha detto una cosa che secondo me io ho certo dopo. Insomma, ad esempio, io speravo nella presenza di anche dell'associazione Termini d'Amori, quindi faccio nome e cognome. È una di quelle associazioni, di quelle in realtà che per il paese sta dando tantissimo, sta dando tantissimo. E in questo io, da Presidente della Provoca, non posso che ringraziare questa associazione per il lavoro che ha fatto, compreso le dirette, anzi si è provato a fare Termini Romani, dico però hanno Termini d'Amore. Termini. Mi sarebbe piaciuto la ricorazione rappresentante per un semplice motivo, perché se già ho parlato dei quattro iovari, dice iovari? Quattro ioveri. E sarebbe bello, dico, anche in parte coinvolgendo il circolo Margherita, che erano dove partivano, sarebbe bello organizzare questi quattro giovedì, non credo abbiano posti. Anche perché se poi credo che sia un aspetto figurativo, il progetto storico è presentato, è stato presentato da me e dall'epoca
ma già come fosse già non c'era più nel 2014. Nel 2014 ho presentato un progetto così completo. Ed è quello per 30 giorni. E nel programma io lo ho sono 32 giorni completi, con i 4 giovedì, i circoli aperti, le case aperte, le maschere con una canna. C'è tutta una serie di cose, mascheroni messi per la strada, coinvolgendo i carristi con i pezzi degli anni precedenti, piuttosto che fare luminarie, quindi spendere soldi inutili nelle luminarie. I carristi hanno 3 pezzi vecchi messi lì a magazzino, si addobbano i balconi, questo è. Ed è presentato in comune, nel 2014 l'ho presentato. È un costo, non dico che costo zero, ma quasi. Ecco, lì servirebbe uno sforzo 14, per il carnevale servirebbe uno sforzo di alcune associazioni, appunto parlavo, io ho preso l'esempio dei termini da voi, non ho criticato, ma perché c'è, riescono a coinvolgere tanta gente che è quella che in questo momento ci servirebbe per fare questa rappresentazione. Vi voglio porre un quesito, visto che parliamo di fare crescere questa manifestazione, di farla ritornare quella che era la manifestazione di una volta, quanto sareste disposti a sponsorizzare questa manifestazione affinché, sì, dico, ci scontreremo sicuramente con il 90% della popolazione, ma a farla esclusivamente nella parte bassa della città? Perché nel progetto del 2014 presentato c'è anche scritto questo: creare la cittadella del carnevale per 32 giornate. Questo è bellissimo. Quando c'è una scuola del carnevale che funziona dal punto di vista anche della produzione di carne. Faccio la domanda a voi. Noi abbiamo un circuito naturale. Noi abbiamo un circuito naturale e un circuito che è perfettamente chiuso. Prima c'erano le soldi, mancavano l'aspetto, l'ausiliologico. Il circuito nostro è chiuso, chiudendo la strada nuova. Con tutta la mia ammirazione, io ti do grandissima ammirazione e dico, hai ragione. Quando tu ti fai la tradizione, ma tu parli dell'innovazione senza vincere. No, aspetta. Allora, scusate, no. Allora, sono più chiaro. Nell'esposizione. Sono più chiaro nell'esposizione. In qualsiasi cosa si fa, ovviamente bisogna partire, no? Se io non ho molti denari, parto la prima volta così, come dire, un po' claudicante, no? Tipo motore diesel a rallentatore. Ma devo partire, la prima volta devo partire. Se io vado a creare questo circuito nella parte bassa della città e chiedo agli ospiti che vengono a visitare il carnevale o a partecipare al carnevale un contributo di un euro all'ingresso, io mi faccio la base per l'anno successivo. Sì, ma tu stai creando un museo vivente della cartapesta, che sarebbe un museo di installazione 3D che noi chiamiamo volgarmente di passi fondamentali. Il problema è che la gente non gliene frega niente di andare a vedere qualcosa che non sia statico, a meno che non si ritorni normalmente ad aprire la via dei commercianti, dove la gente riesce a fare quelle manifestazioni all'interno delle vie principali di Termini Bassa, come fa le associazioni Termini Amore e tante altre, come si chiama la Moscata, queste cose. Io sono perfettamente d'accordo che si introduce all'interno di un circuito internazionale con le altre città della cartapesta, quando tu automaticamente il carnevale lo fa diventare funzionale a 360 gradi sul territorio nazionale e internazionale, ti vai a gemellare con il Rio de Janeiro, che lo puoi fare, perché tu qua c'hai la figura della cartapesta. Altre in realtà non ce l'hanno. Se tu mi ragioni in grande con i fondi europei, grazie alla regione Sicilia, io dico, fratello, tu non è che stai sfondando una porta aperta, tu sei una Ferrari e ti stiamo costruendo la pista, perché la pista è di te. Ma da quello che tu stai vedendo tu, col materiale umano che ci abbiamo qua a Termini Imprese, perché i termitani non esistono più. Sì, ma dobbiamo partire. Non puoi partire con questa idea tu. Era il ragionamento. Lo puoi fare dopo il carnevale. No, ma era il ragionamento sempre 2017, quando sto carnevale non si doveva fare nel 2017.
2017. Orachello, io ho parlato con i carristi, abbiamo detto: signore, la situazione è chiusa, lo facciamo. Ma i carri solo l'anno scorso. Ma è un'idea ragiosa. Abbiamo fatto, come ci abbiamo vinto. Ma raffazzonati per quanto siamo stati, ma l'abbiamo fatto. Segretario, mi scusi, come intende chiudere il circuito? Il circuito è già chiuso per i fatti suoi, ma almeno c'è chilometri di uso che le persone che entrano contribuiscono con e questo intendo io, stop. E come facciamo? Cioè, qual è ci sono i ponti. Ci sono i ponti. I ponti sono le porte. L'unico punto di accesso libero è la strada nuova che viene dalla Fiat e vai a creare una sorta di portale lì. Poi gli altri che vogliono entrare possono entrare clandestini dal mare. Perché non c'hai altre vie d'accesso? Ma questo quando diventa la città di questo è naturale, picciolo. Ragazzi, però stiamo andando. Questo è naturale. Stiamo andando un attimo. Quindi dico, queste sono ora, quest'anno dobbiamo fare questo carnevale e cerchiamo di farlo così, come l'abbiamo sempre fatto. Però ragioniamoci su questa cosa di. Pensiamo pure, però, che Termini vive al momento, oltre i milioni di problemi che c'ha. Le casse comunali, abbiamo pure i migliaia di disoccupati che ci sono giù, che non si possono permettere di pagare un euro. Sul carnevale proprio si può creare un. Allora, ragazzi, però parliamo di cose che in questo momento. Qualsiasi attività si svolga può essere una fonte di guadagno, di lavoro. Cioè, il carnevale può essere una piccolissima industria artigianale. È bellissima l'idea, però dobbiamo mettere anche sulla stessa linea chi non ha la possibilità di darti nemmeno un euro. Che fanno un bene il carnevale? Vabbè, Nino, per cercare di finirla, però. Nino, in questo momento non c'è già niente. Nino, perdona, stiamo parlando di 10 euro a persona. Un euro a persona. Evita di giocare ai numeri 10 euro. Gioca 9 volte, gioca 9 volte anziché giocare 10 volte. Tornando al carnevale di quest'anno, perché questa è tutta progettazione dell'anno nuovo, intendiamola tutta progettazione, ma attenzione, mi è utile perché la mia scadenza è 28 febbraio, prima che cominci il carnevale 2019. Però detto questo, a questo però non mi devo concentrare. Ma di tempo, ma avendo una logistica quest'anno possiamo cominciare veramente. Però dico, torniamo a quest'anno. Quest'anno, la domanda ad esempio che pongo io, dico al netto che ora il buon ministero. Non ricordo la famosa. Il buon ministero non c'è sporrare, dico al netto di questo dico. Perché non pensare all'appello, lo rivolgo al Cesare per questo motivo, e qua c'ho io vedo. Perché non pensarci che c'è la possibilità di farlo, se non riusciamo a farne quattro perché magari i tempi sono stretti, ne facciamo tre, non li possiamo fare questi. Pensiamoci, riflettiamoci un attimo. Lavoriamo sui bambini, bambini, ma c'è il carnevale dei bambini. Ti do la bambina del. E su questo mi può dare conforto Ninni Sanzone che. Uno è il rappresentante dei cartisti, questa sera è qui, l'unico rappresentante dei cartisti. Io credo che voi avete maschere, pezzi qualche anno fa, perché anche questi, dico, presenti si potrebbero piazzare già fin da subito, Piazza Duomo per i bambini, farsi le fotografie, starci accanto. Dico, potrebbero essere queste, vedete, metterla a Termini Bassa lungo il percorso del Margherita, un bel Margherita, quando si fanno queste giornate. Dico, queste già sono idee che parlando ne vengono fuori e che sono fattibili. Credo che da questo punto di vista i cartisti ci possono aiutare. Dobbiamo iniziare, Picciotti, da una parte bisogna iniziare. Anche facendolo. Su una così parliamo solo e non partiamo. Restano sempre chiacchiere. Ma che voglio sempre a mia quando sono. No, ti dico, restano sempre. Se tu sei quello lo sposto Enrico Curoro, ma puntare. No, tutti, non è attivo, sai, fa bello. Marcello, scusate, Marcello ci voleva rappresentare questa idea di guerra. Che va dai 16 per i giovani, diciamo, dai 16 ai 30, 40,
andata bene, la gente ha risposto bene. L'unica cosa che chiedevamo, che negli altri anni non è stata possibile, era di essere inseriti all'interno del calendario per avere veramente una maggiore visibilità. Ma poi ovviamente se ci sono dei dettagli tecnici, delle cose da dover rispettare, è ovvio che è. Ad esempio io credo che già questa cosa tua, questa tua disponibilità, prima di tutto noi diciamo sì, te l'ha messo in programma e non lo metto in programma, ti chiedo soltanto, ti avevo detto, tiro le email, mi mandi soltanto un progettino per io integrarlo nel programma. Però questo diventa utile anche per pensare alla via Vertura, sì. Per pensare alla serata di via Vertura. Ecco, posso rifarla di fronte allo sciacquo, pensiamo magari a farla di via Vertura. E il martedì allo sciacquo, però anche via Vertura si può andare a fare. E magari accoppiarli tra virgolette per gli ambulanti che lo vogliono fare. Noi andremo a trovare una posizione all'interno della un piccolo street food senza però a carico dei commercianti che insomma, però dico questo non cosa no, io voglio ragazzi, allora quando io poco fa dicevo fatto dopo noi cerchiamo già è morta, no, non è sì, però se noi diciamo che il termine l'hai morto è finito intanto per ripartire uno che vorrei questo al cardello che già parlato però è piccolo per rifattermi in bassa si sono messi sotto i portici proprio perché sono gli spettatori di fronte. C'era un vento clamoroso, però devo dire che con tutto il vento erano un po' riparati e gente è venuta mentre però ragazzi io trovo che la manifestazione che fu vuol dire che l'elettorale è stata fatta per fare pure del vicino, cioè si crea un po' quell'anno così sì, ma poi non è una non possiamo dire un'altra storia, scusa io ti do pure un'altra idea, solo per noi. Perché non pensare, ecco, nei quattro giovani è la via Roma, una sfilata di maschere, di vestiti, di indici. La via Roma funziona. La via Roma funziona, ma se non la mettiamo in cantiere, cioè non, lui mi sta dando un'idea e mi sta dicendo, mi mettete il programma per il martedì a termini alta e la domenica a termini bassa. Perché poi se non è la domenica perché riusciamo a fare uno spettacolo a termini bassi lo facciamo il sabato sera, attenzione. E io dico, a posto di dire andiamo a fare la camminata via Verdura, strada storica del Terni di Marese, proviamo a dargli per una sera una vita. Per una sera una vita diamole a questa zona del Terni di Marese. Così come io mi sto impegnando ad esempio per la domenica giorno 3, soprattutto per domenica giorno 3, perché la domenica, come diceva Sergio, è il maggior richiamo di gente che viene da fuori. Di integrare l'aspetto del carnevale per i gruppi che verranno da fuori, perché qualcuno già ha chiamato qui in provoco che vuole sapere il programma qual è e vuole fare e vuole organizzare un tour, vuole arrivare la mattina, addirittura qualcuno aveva pensato c'è la mattina andiamo a cacca ma poi vediamo a termine, io ho chiesto ormai è tradizione e io ho detto scusate potete aspettare prima di andiamo a cacca. E io già mi sono confrontato con l'amministrazione che ha dato la sua disponibilità. Devo andare a vedere chi è responsabile dei vari siti, perché ho detto a questi signori, fermatevi a Piazza Duomo la mattina, scendete da Piazza Duomo e vi facciamo fare un giro al centro storico italiano. Ho pensato Sant'Orso, ho pensato Montiano, ho pensato quello che può essere il percorso del museo, quello che è la rete storica, magari si comincia con la camera pizza. Quindi perché non creare quest'anno che c'è poco per quel poco che abbiamo creato. Allora si può fare, ci sto lavorando, dico aiutate, questa la richiesta è una richiesta d'aiuto, che vengano le deboli, dico quella di Marcello è già segnata, non è segnata quella di Agostino, dico, sono cose che andrò ad integrare, ti chiedo soltanto di farmi una regola, di ricordare come tu non vorrei essere io della prologo, ma il giro nelle scuole fuori termini è sempre previsto, è un corso giusto? Le maschere c'è la se ne occupa no io non sto chiedendo che se ne occupa perché non è infermiere, dico ma ha un corso giusto? Sì, ma perché se ne occupa se ne occupa la famiglia della Rocca, se ne occupa la famiglia della Rocca, non è la prologo. Scusate, io prendo andare, allora io vedo per questa bambina, vedo con lo zecchino d'oro, però ho contatti con lo zecchino d'oro. Mi do cose, potevo scegliere la Bolzino o lo zecchino d'oro. La Bolzino, la Bolzino, non ti sceglie lo zecchino d'oro. Non ti ha scelto lei. Allora, io ti dico un'altra cosa: se tu in queste date del carnevale introduci una sagra, ascoltami su un prodotto invernale che è di subito e di facile smaltimento,
che tu ottieni al cuore di popolo. Non ho capito, non ho messo il risultato. Porta la storia della salsiccia durante il carnevale qua a termine. No, è pieno casino di dai, no. Come no? Tu devi fare, prendi il tuo, allora, tu quando torneremo tu, alle lotte con i cacciatori. Allora, tu lo sai. Noi siamo cacciatori. Però la faccio a prova del miniverso. Sì, ragazzi, non ti stiamo facendo una resa. Non te ne avvi a dire. Io no. Anche questo è carnevale. Allora, introduci questa cosa. Secondo me il carnevale si finanzia da solo. Ascoltami, fa. Dopo la festa del pesce, 400.000 Dopo la festa sul mare, facciamo la festa sulla salsiccia. Sulla spina 40.000 No, credo che. Dico, se c'è qualche altra idea la usciamo, altrimenti dico presidente, io licenzio. No, io spero di incontrarvi anche altre associazioni quanto prima, anche magari un giorno feriato, capisco che tra il tempo pure a me in questa cosa sentiamo uscire da casa, sono un freddo, però dico siamo qua a lavorare e non ci fermeremo di lavorare. No, per l'ennesima volta l'appello a telecamera. Quanta più gente ha idee da integrare per il programma del carnevale, anche l'idea, anche il progettino da mandare qui alla Provo, poi noi lo valutiamo nei costi e nella fattibilità, è importante che arrivi quanto prima, ripeto, per l'aspetto che riguarda la sicurezza, perché è una cosa fondamentale. E poco fa abbiamo dato, io ho dato e la dico, la ripeto un paio di volte, anzi ne do due, do le email, chi se le vuole appuntare se le può appuntare, le email della Proloco, è il mio, è il numero di telefono della Proloco che abbiamo aperto alla Proloco, la mail della Proloco è prolocotermini@libero.it, ripeto prolocotermini@libero.it o altrimenti segreteria.prolocotermini@gmail.com. Una è chiocciola libero, la prima, la seconda è chiocciola gmail. E il numero di telefono è 389-257-7528. Vi prego quanto prima di farci arrivare tutte quelle che possono essere le istanze che possiamo andare ad integrare nel programma del carnevale, solo, e ve lo ripeto, solo perché abbiamo una premura legata all'aspetto sicurezza che ha tante sfaccettature, sembra niente ma ha tante sfaccettature, è quello che pesa più di tutti nell'organizzazione del carnevale, ve lo assicuro, è la cosa che pesa più di tutti. Dopodiché io vi auguro una buona serata e spero che ci possiamo rivedere quanto prima. Vicepresidente. No, vabbè. Segretario. Stacca questa. Sì, un discorso conclusivo come facciamo? Conclusivo. Non c'è conclusivo. Le tre giornate di Termini Imerese. Chi abbiamo come matrice del carnevale? Non lo posso in quadro, non lo so. Come? Come matrice del carnevale. Avevamo pensato proprio che era carnevale di truccarti a te di mettersi una bella parte. Io per Termini Imerese, a costo di rivenderci, fatti soldi. Ti vai a tirare tutto. Con base in fuga. Dignità con noi. Prometto questo e altro. Le telecamere sono accese ancora, io sì. Non ho il nome di Roma. Però io opterei per la sede della Sicilia, visto che perdeva le pizze una portata a Termini Imerese. Scusate, a costo di compiuto di interessi c'è qualche idea?
parlano. Pensavo di creare una specie di spettacolino con biglietto d'ingresso, l'ho parlato perché l'ho parlato gli altri membri. Alla Linda, quindi creare un percorso che possa essere rivolto ai bambini, ai genitori, alle famiglie, che può aprirsi, che so, con uno spettacolo, uno scherzo fatto, ce lo studiamo bene ovviamente, un minimo di ticket che magari può aiutarci a raccogliere dei fondi. No, spiegala perché ha detto scherzo. Perché storicamente parlando il carnevale discorso. Perché anticamente comunque gli scherzi al carnevale, cioè, ogni scherzo vale. Quindi, la festa dei folli. Domani sera ci onorerai della tua presenza e ci darai una relazione su questa villa Balneare. Io vorrei dare proprio un percorso, cioè, come posso dire, presente la casa stregata, per esempio, del genere, al carnevale, dall'inizio alla fine della villa, quindi tutto praticamente lo per esempio dà un'idea molto simpatica, no? Metti caso che chi dovesse entrare all'interno di questa città fantastica, gli si venga dato un cicchietto di acqua colorata, una bevanda che ti fa entrare in un mondo misterioso, e con un percorso fatto di scherzi, gavettoni, e poi infine il percorso però con un minimo, con un libero contributo minimo si può, e poi entra in gioco l'associazione, perché magari l'associazione potrebbe crearsi la sua cosa attinente a questo percorso, quindi con un costo ridotto. Le altre associazioni del militare, che dove sono? Hanno in seno, perché dico io, con tutte le critiche possibili immaginabili, non mi immaginavo che tutti questi grandi associazioni, sono tante, perché c'è il forum delle associazioni, dove sono? Per la precisione, noi ci sono 159 associazioni. Dico, non sono 159. Su queste 159 associazioni, dico, non è che ci sono delle critiche da parte loro per non essere inserite? Assolutamente no, perché noi abbiamo fatto un comunicato che è stato condiviso a tappeto. Quindi dico, non si stanno interando le critiche. Io ho lanciato un appello in modo chiaro. Ho detto che c'è una scadenza che è il 31/01. Lancio, perché tu apri una cosa importante, lancio questo appello e do una scadenza, perché oltre non possiamo andare. Quindi le associazioni sono il benvenuto, però si devono proporre, non posso andare a cercare io ad uno. Io ho fatto un comunicato stampa, abbiamo deciso di fare gli inviti attraverso comunicato stampa, e non è detto che qua la prossima domenica non faremo un altro invito simile. L'ho fatto solo per evitare, perché poi è facile dire mi ha invitato, non mi ha invitato. Io sfido chiunque di voi a dire che ha ricevuto un mio messaggio o un mio invito in privato. Io l'ho fatta pubblica, l'abbiamo fatto in modo pubblico l'invito, per evitare che qualcuno dicesse sono stato invitato, non sono stato invitato. Un'altra domanda che voglio andare via. Abbiamo una marina del carnevale quest'anno? Ci farà. Dico, possiamo scegliere questi posti dei bambini, qualcuno che invitiamo, eccetera, eccetera. Dico, ma non c'è una mattina, non so, quanti anni? Di solito c'è. Il tempo di Geiano. Carnevale, io essendo meno giovane li posso guardare con ammirazione. Se loro si impegnano anche a gestire i bambini sulla maschera più bella, dove ci sono i bambini, ci sono tante persone, ci sono donne, zie, prendono a vedere questa premiazione. Se loro organizzano questa piccola premiazione della maschera più bella della serata del carnevale, che è quella conclusiva, il carnevale è già fatto, e la tradizione porta sempre su investire sui bambini, è l'unica forma di, e questa è una delle poche idee che ho, che mi posso. Per oggi abbiamo già fatto ore che io soltanto idee vincenti. A poi ci volevo uscire. È l'idea che c'è, perché poi questo discorso non arrivato. Sono stato con Giuca molti anni e ho imparato la strada. Allora, è il maestro che è cattivo. Bello e divertirci. Ma se giochiamo sul fattore che comunque abbiamo il discorso dei bambini e
e lo incentriamo sui bambini come ultima serata, abbiamo tutte le famiglie qua a termine mese. Quindi se c'è la possibilità o di inviare un concorso, ma lasciamo solo un concorso, anche durante la manifestazione vengono individuati questi bambini che hanno la maschera più bella. Non lo so che gruppo c'è attivo sul territorio, però durante la manifestazione del carnevale si scelgono questi bambini che non vanno via fino a serata e c'è la premiazione, e lì automaticamente si invitano a rimanere ancora in un altro tratto dove la sera conclusiva viene premiato il bambino con la maschera più bella. Sei d'accordo? Pronto. Anche se il brasiliano ha fatto sempre il successo. No, c'è il brasiliano era Dico, sei d'accordo? Perché per me è una forma nuova di poter interagire sia con le famiglie sia con i bambini, ed è la prima volta che tu a termini prese vai a premiare un bambino che stavolta, che non partecipa al carnevale mattutino dove tutti i bambini sono uguali, questa volta realizzano, dico, fanno parte di un concorso, realizzi una sfilata, non se ne aspetta nessuno, metti i bambini sopra il palco, metti in qualcosa che comunque si... su quello che poi abbiamo e riusciamo così a coinvolgere per la prima volta a fare qualcosa di nuovo, perché questa cosa della strada verdura o tutte queste idee per me non sono delle idee vincenti, perché c'è il discorso che termine mese però è spopolata sia di giovani e che di altro, e poi a livello di mitologia di quartiere, a meno che non è una saga tipo famosa come quella che abbiamo avuto, quella del mare e tante le altre, dico, non andiamo a interagire con luoghi che totalmente in questo momento non sono deserti, e secondo me sono un investimento di un fattore culturale che è esterno, che non la è quello della tradizione. Ma tua idea prescinde da quell'idea, perdonami, non è che sono due cose. Sì, Presidente, che sono, dico, già sopra di loro. Intanto dico, questa idea come la valuti? Io penso che no, ma è ottima, non è che sto dicendo di no. Cioè, quella è una manifestazione consolidata, comunque, quella che ha proposto Marcello Di Stefano, perché è una manifestazione che da 3 anni organizza. Sì, ma questa cosa è stata grande per me in passato. È una cosa aggiuntiva. Ti dico, ma è una cosa aggiuntiva. È una cosa nuova. È proponibile. Io sto soltanto partecipando con un'idea, perché dico, alla fine dico, questa è la riunione di stasera. Questo. Dico, l'idea io vorrei, visto che c'è gente in diretta che commenta per il futuro eterno, io vorrei dare delle risposte. Ma sono davvero geniali questi commenti? No, c'è gente che commenta, quindi mi sembra giusto. Totò, dice, possiamo... Anche questo intanto, questo time, questo intanto è quello di pomeriggio, Parlamento. Allora, abbiamo Giuseppe Curpi che scrive, forza prologo, grandi ragazzi, grazie. Abbiamo Filippo Furmeri che scrive, ma quante prime volte deve avere questo discorso? A 3 anni che sento sempre le stesse mini. Noi dico, se vieni magari ne possiamo anche parlare, perché tu potresti essere fondamentale anche per la realizzazione del carnevale, perché comunque sei titolare di una radio, hai un service, quindi magari se vieni riusciamo anche a trovare il modo per poter collaborare. Io mi aspettavo la presenza di un po' Furlano stasera. Poi naturalmente chiedo un zecchino d'oro, ma dobbiamo capire zecchino d'oro in che misura. No, non gli porto tutto lo zecchino d'oro, gli porto la vincitrice di una manifestazione che per questo carnevale è fondamentale se puntiamo sui bambini. Che si chiama zecchinetta d'oro. E poi c'è una signora che scrive, non riesco a capire il motivo di questa riunione, forse per mettere le mani avanti e dividersi le colpe del non carnevale. Ma perché non guardo l'altro? Non riesco a questa... Signora, alla signora io posso dire, a quest'ora c'è il telegiornale. Ma di telegiornale, perché se noi siamo qui e togliamo tempo alle famiglie e lo facciamo con piacere, non si vede parlare nessuno. È di domenica, e questa è di domenica. Dico, lo facciamo perché vogliamo fare il carnevale. E comunque il carnevale a Termini Imerese, l'ho detto fin dall'inizio, pur se, lo dico in siciliano, pur se mettiamo i carni a Piazzadomo Ferri, si fa. Che sia poi, chiaro. Valentina Cordò scrive, coinvolgere Radio Panorama e la sua professionalità. Dai, quello che abbiamo detto, infatti, io ripeto, Filippo Furnari ti ho invitato, ma ne abbiamo parlato, per me è un... Vabbè, questa è la critica, io parto da un principio, finirà il carnevale. E come Sanremo, no? Avrò più critiche che qualche sinistra. E come Sanremo? L'importante, ve lo dico sinceramente, l'importante è che io e i miei compagni d'avventura siamo con la coscienza a posto e possiamo dire per l'ennesima volta ci siamo spesi per la nostra vita.
arrivederci. Ciao. Allora, questa prima fase è stata quella più criticata. Ma non mi demoralizza, anzi. Allora io vorrei fare un ragionamento. Sicuramente in questo momento stiamo aprendo una porta dove non sappiamo dove si andrà a finire, no? E questo è l'esatto momento in cui c'è davvero la necessità di avere la collaborazione da parte di tutti. Sarà sicuramente più semplice farlo tra un mese quando tutto è pronto, tranquillo e piattato, però in questo momento è difficile. E quindi io vorrei che non accadesse quello che accade spesso, che magari a una settimana dal carnevale dove tutto è già pronto, allora vogliamo essere tutti protagonisti, quando invece un mese prima, un mese e mezzo prima non si ha nulla, allora è facile criticare. Quindi chiedo cortesemente di partecipare ancora una volta. Questa è una cosa che potrebbe accade puntualmente, perché poi piuttosto che dire si sta lavorando per non fare il carnevale, diciamo che poi puntualmente invece qualcuno lavora al contrario per dire il carnevale è stato un fallimento. Noi lo faremo, i cardisti mi assicurano, dico, l'uscita dei cardi, pure ripeto, se me li parcheggiano qua a Piazza Duomo la domenica, non li parcheggiano domani, la mattina li parcheggiano a Piazza Duomo, non ci guardiamo in faccia noi, ma è il simbolo del carnevale, sarà il segno del carnevale, si farà. Ragazzi, qui stiamo lavorando, le porte sono aperte a tutti, chi vuole partecipare è prendere questo spazio. Questa è l'unica cosa che possiamo dire. Buona serata.